Oh, ci sono ancora. Le regole del nostro viaggio. Ma ci sono ancora i motorini. Oh, sveglia! Questo qua è un viaggio fatto da due cinquantenni, ma è un viaggio di formazione fondamentalmente. Cioè, un viaggio che avrebbero dovuto fare a 16 anni, che hanno rimandato e che si ritrovano a fare appunto a cavallo di questi motorini che fanno i 50 all'ora. Da qui il titolo. Mio fratellone. Stefano sembrava più adatto ad interpretare un fratello, proprio per anche una similitudine di lingua, di accento, che infatti abbiamo abbastanza cavalcato poi nel corso di queste riprese. E poi qua sono anche nelle vesti di regista, non era scontato che un attore importante come Stefano, col suo curriculum, insomma, si fidasse di me. Invece lo ha fatto e poi alla fine ormai abbiamo talmente trovato i caratteri che funzioniamo, credo. Il romagnolo. It's also your fucking brother. It's also. Il fatto che si giri in regione è una cosa che ho chiesto e ottenuto, per fortuna. Vista l'appartenenza geografica sia mia che di Stefano, e perché mi andava di raccontare un po' questo territorio nella sua varietà, e perché probabilmente avrebbe reso, come spero, la storia e la credibilità di questi due fratelli ancora più efficace. È una storia piccola raccontata all'interno di una regione, ma credo possa essere abbastanza universale, quindi ci auguriamo, mi auguro che possa parlare un po' a tutti. Tutta la tua vita è stata solo paura. No! No, faccio niente! Ma porca troia! Siamo questi due fratelli un po' scalcagnati, insomma, che si trovano con un'eredità genitoriale un po' complessa e che fanno questo viaggio. Fratelli che erano stati molto, molto uniti e che attraverso questo viaggio in qualche modo ricominciano a collegarsi, insomma. E quindi è un viaggio non solo attraverso le strade, ma anche un po' all'interno di sé, della propria storia, della propria vita. È un film sulla famiglia che si concentra con leggerezza ma sulle cose fondamentali della vita, oppure sempre anche con un ribaltamento nel momento in cui c'è anche l'emozione, poi è un attimo, no, che da drammatiche diventino ridicole. È molto bella. Comunque guarda che alla fine si era un po' addolcito, eh. Quando vedi Guido, per favore, digli che è una merda. Logico, sì, è logico. Sono felicissimo e sono molto riconoscente anche a Fabio, che ha pensato a me per questo ruolo. È un piacere vederlo lavorare davanti e dietro la macchina da presa, mantenendo questa leggerezza. Non è così semplice, non è da tutti. Ne abbiamo fatte tante, ci sono tante situazioni. È un film picaresco, fondamentalmente. Avete qualche bagaglio? No, mi spiace, portiamo solo le cenere di nostro padre e tanta amarezza. Portiamo noi stessi. Logico, sì,